Benvenuti in questa terza lezione dedicata alla Rivoluzione francese e dal punto di vista cronologico andremo un po' più spediti. Le prime due lezioni hanno riguardato, sono diciamo, rimaste interne al 1789. Oggi diciamo, arriviamo almeno sino alla Costituzione del 1791, che è la prima Costituzione. Ne saranno partorite diverse, le vedremo man mano. Cosa dire? Beh, allora, innanzitutto che Luigi XVI, che non è proprio amico della rivoluzione, anzi ne è nemico, si rifiutò di ratificare l'abolizione dei privilegi feudali e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ci eravamo lasciati nella scorsa lezione dicendo che l'assemblea, diciamo, aveva decretato questo. Proprio per questo, un corteo, importante notare, guidato dalle donne, si recò a Versailles il 5 ottobre per protestare. Queste sono le giornate di ottobre che vanno dal 5 al 10. Il corteo cosa chiedeva? L'approvazione di quanto decretato dall'Assemblea Costituente, un calmiere dei prezzi in modo tale da limitare il caro vita e il trasferimento della corte da Versailles al Palazzo delle Tuileries, originaria sede della monarchia. Il re fu costretto ad accettare. Dopo questi 5 giorni di protesta, il 18 ottobre 1789 fu proclamato, per grazia di Dio e per la Costituzione dello Stato, re dei francesi. Ah, qui dobbiamo un attimino riflettere, perché questa espressione re dei francesi è per certi versi l'esatto opposto di re di Francia, o l'esatto opposto della famosa frase l'état c'est moi, lo Stato sono io, di Luigi XIV. Lo Stato sono io è il motto dell'assolutismo francese. Dire invece, sostituire il re di Francia con il re dei francesi sta ad indicare il rifiuto della concezione patrimoniale e assolutistica della monarchia. Il re era il re dei francesi e non di Francia. La Francia non era il suo possedimento patrimoniale, bensì egli era re per tutelare gli interessi dei francesi suoi sudditi. E qui già ci avviciniamo a quanto affermato nello scorso video quando parliamo che dalla dichiarazione, quando abbiamo parlato del fatto che nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino emerge un concetto di sovranità che non è la sovranità né del re né di pochi privilegiati, ma la sovranità come espressione immediata o mediata della nazione, no, la volontà generale. Il re viene costretto quindi, diciamo, viene costretto in qualche modo a dichiararsi re dei francesi e nel frattempo, circa 3 settimane dopo, 20 giorni dopo, per risolvere quell'annoso problema della povertà finanziaria delle casse francesi, oltre a raccogliere le istanze del terzo stato, l'Assemblea Costituente doveva cercare di migliorare la situazione del bilancio. Quindi, come fa? Un primo provvedimento è quello di procedere con la requisizione dei beni del clero. Questo avviene il 2 novembre 1789. Non tutto il clero, perché gli ordini religiosi, noi sappiamo che diciamo, la cristianità ha una sorta di tradizione di assistenza verso l'assistenza sociale verso i poveri, quindi gli ordini religiosi che invece svolgevano una qualche funzione di assistenza sociale e o educativa, finirono sul libro paga del governo. Perché questo? Beh, perché evidentemente questi ordini religiosi che svolgevano qualche funzione di assistenza sociale ed educativa ovviamente diminuivano il malcontento, aiutavano il popolo, quindi tanto vale far sì che continuino ad operare in quel modo. Mentre invece per il clero, diciamo l'alto clero, i beni vengono requisiti. E cosa si fa con questi beni requisiti? Diciamo che i beni requisiti furono la base economica per un'operazione che non riscontrò molto successo. I beni infatti garantivano i cosiddetti assegnati. Che cosa sono gli assegnati? Sono come buoni del tesoro, che potevano essere acquistati dai cittadini. Ma le conseguenze, e quindi finanziare lo Stato, no? Dei titoli, le conseguenze non furono delle migliori. Perché? Perché i cittadini non avevano fiducia nella situazione politica, è un po' come oggi, c'è incertezza sulla stabilità politica e dunque non si investe. E poi inoltre questi assegnati furono emessi in un numero eccessivo e di conseguenza si svalutarono, incrementando ulteriormente il tasso di inflazione, il costo della vita che già era alto.
Quindi questa, diciamo, questa operazione non andò proprio a buon fine. E certamente inimico il clero, inimico, diciamo, la rivoluzione agli occhi del clero. Altro provvedimento che sta a segnare il rapporto difficile tra, diciamo, la Costituzione civile, tra il clero e la rivoluzione, e la Costituzione civile del clero. Siamo spostati, abbiamo lasciato il 1789, ci siamo spostati nel 90, e questo provvedimento cosa fa? Ha una chiara ispirazione gallicana, e rendeva gli esponenti del clero dei dipendenti pubblici stipendiati e che dunque dovevano giurare sulla Costituzione. E questa Costituzione civile del clero ha la conseguenza che il clero si divide in due. Da un lato abbiamo il clero costituente che giura sulla Costituzione, quindi il clero che recepisce la Costituzione civile del clero, e il clero refrattario che sentiva di dover obbedire al Papa. Il pontefice di allora, che era Pio VI, ovviamente che cosa poteva fare? Non poteva che condannare questa Costituzione civile del clero perché sostanzialmente poneva un altro polo a cui il clero doveva dare obbedienza, diverso dalla figura del pontefice. Tutti coloro che ritennero indebita questa Costituzione civile del clero andarono poi a ingrossare le fila dei controrivoluzionari. Diciamo, questa, diciamo, è forse una delle pagine più scabrose della rivoluzione, è quella della fuga del re del 1791. Che Luigi, diciamo, XVI fosse stato costretto a giurare di essere il re dei francesi, poteva essere intuizione comune a molti nella Francia di fine 700. Era stato costretto, di suo non l'avrebbe mai fatto. Ma l'episodio, diciamo, più scabroso, appunto, fu la sua fuga. Sin dalla grande paura, quella scoppiata nel 1789, che poi era più un grande panico che una grande paura, molti nobili avevano cercato riparo dal clima politico ostile, emigrando all'estero, dove in realtà il loro privilegio era difeso. Iniziava a serpeggiare l'idea, che poi in realtà si verificherà, che la rivoluzione potesse essere soffocata dall'aiuto di potenze straniere. No, diciamo, non si realizzerà, però, diciamo, questa cosa, questo tentativo verrà poi coscientemente inseguito. Anche il re tentò la fuga nel 1791. Travestito da servo, in borghese, con i documenti falsi, il monarca fu intercettato a Varennes, in Belgio, e riportato a Parigi. Diciamo, questo episodio è scabroso perché segna una frattura, oramai non più, diciamo, non più, diciamo, riparabile, non più conciliabile, tra quella che potremmo definire l'opinione pubblica, il popolo e il monarca. Si capisce che il monarca non ha alcuna intenzione di raccogliere nessun tipo di istanza che possa andare a danneggiare lo stato precedente, cioè l'antico regime e i sistemi di privilegio. In questo periodo si assiste non tanto alla nascita quanto, diciamo, sia la nascita e lo sviluppo di quelli che sono i club parigini della Rivoluzione francese. Non solo parigini, però, diciamo, l'epicentro della vita politica ovviamente è Parigi. Questi club sono dei parapartiti, non assomigliano a, diciamo, partiti moderni, però in qualche modo li richiamano perché sono dei gruppi di persone raccolti da, diciamo, dalle stesse convinzioni politiche, dalle stesse finalità politiche. Piccola parentesi sul termine club. Club significa clava o mazza. E i primi club nacquero in Inghilterra come circoli per accomunare individui con gli stessi interessi. Il termine, diciamo, nasce dal fatto che era consuetudine rinviare una mazza ai membri del circolo come convocazione per un'imminente riunione. Quindi club deriva da questo. Voi pensate, sì, cioè club in inglese significa clava, ma significa anche, diciamo, gruppo. Beh, la connessione fra i due termini è questa. Ma quali sono i più importanti club della Rivoluzione francese? Abbiamo i Giacobini, abbiamo i Foglianti e abbiamo i Cordiglieri. Però partiamo dai Giacobini. Capo dei Giacobini, neanche a dirlo, ovviamente, è Robespierre. Piccola parentesi
terminologica sui giacobini, il significato del termine è poi andato allargandosi, anche oggi nel linguaggio giornalistico si parla di giacobini per indicare gli esponenti di un populismo radicale, no? Ecco. Quindi Giacobini, il capo era Massimiliano de Robespierre, che era un piccolo borghese, un avvocato, riesce a farsi eleggere nei Stati Generali, un ottimo e coinvolgente oratore e appassionato delle opere di Rousseau. Rousseau che abbiamo già citato nello scorso video, quando abbiamo parlato della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. I Giacobini all'inizio furono moderati, ma dopo la tentata fuga del re si spostarono su posizioni democratico-repubblicane. Abbiamo già detto che, in qualche modo, questa fuga del re, che palesa le intenzioni assolutamente non conciliatorie del re, in qualche modo genera una frattura fra il re e il popolo. Si capisce che il re è nemico della rivoluzione. L'altro gruppo è quello dei foglianti, nati da una scissione dei Giacobini. I foglianti promuovono una monarchia costituzionale, quindi ancora credono che si possa conservare la monarchia, e tra loro gli esponenti di maggior spicco erano Lafayette e Mirabeau. E infine poi i cordiglieri, quelli diciamo un po' più estremi anche rispetto ai Giacobini. Sono guidati da Danton ed è il gruppo più radicale. Promuovevano la nascita di una repubblica, quindi non una monarchia costituzionale, l'aumento dei salari e garanzie occupazionali, diciamo, erano quelli un po' più, diciamo, quasi potremmo dire che puntavano all'uguaglianza materiale. Oltre a Danton, gli esponenti di spicco erano Marat ed Herbert, e diciamo questi poi spariranno tutti nel periodo del terrore fra il 93 e il 94. Se volete un approfondimento sui club, lo trovate nel link della descrizione del video dove vi rimanda l'articolo, dove vi è una tabella dove c'è un riassunto e spiega dove, di questi club, dove vi è anche, diciamo, la spiegazione dell'origine e del nome di essi. Ma andando avanti, alla fine la Costituzione viene approvata il 3 settembre del 91. L'ispirazione di questa carta costituzionale rivoluzionaria è certamente di matrice illuminista. Abbiamo già citato Rousseau, ma potremmo ovviamente anche citare Locke, che è anche precedente, e Montesquieu. Quindi questa Costituzione è borghese e moderata. In base alla Costituzione del 91, il corpo sociale fu diviso in relazione all'attività politica secondo un criterio censitario, cioè secondo i soldi sostanzialmente. Abbiamo i cittadini passivi, questi non possono votare in quanto privi di ricchezza. Quelli attivi potevano votare ma non essere eletti, e quelli eleggibili, che per essere tali dovevano comunque possedere degli appezzamenti di terra. E di conseguenza noi vediamo che questa Costituzione non è ovviamente democratica, non è ovviamente democratica. Una piccola precisazione: noi oggi parliamo di diritto, diciamo, elettivo, diritto di votare. Diritto di voto è un diritto attivo, il diritto di essere eletti è un diritto passivo. Se facciamo attenzione a non confondere queste categorie terminologiche nostre, attuali, con quelle presentate nella Costituzione del 91. Quindi non confondiamo il passivo della Costituzione del 91 con la capacità di essere eletti. I cittadini passivi neanche possono votare, quindi no, non facciamo confusione in merito a questo. In questo modo, comunque, al di là del fatto che non sia una Costituzione sicuramente democratica, l'antico regime viene di fatto scardinato. Sebbene la società uscente da questa Costituzione era certamente egualitaria, lo abbiamo già detto. La Dichiarazione dei diritti del nuovo cittadino rimaneva tuttavia disattesa. Un'altra questione affrontata, e con questo ci volgiamo alla fine di questa lezione, fu quella di stabilire a chi dovesse essere riservato il diritto di dichiarare la guerra. Prima lo decideva il re. In base alla Costituzione, questo doveva spettare all'Assemblea. L'amministrazione dei dipartimenti fu inoltre affidata a sindaci eletti e non più intendenti di nomina regia. Perché? Cioè non più, diciamo, persone di fiducia del re, nominate dal re, perché questi erano spesso protagonisti di fenomeni di corruzione. L'approvazione della Costituzione del 1791, quindi ovviamente, pone fine all'Assemblea Nazionale Costituente, perché la Costituzione è stata scritta, è stata approvata, nasce così l'Assemblea Legislativa. E con questo chiudiamo la terza parte, la terza lezione sulla Rivoluzione Francese. Arrivederci alla prossima lezione.